e rilevava inoltre il buon gusto del mittente, che dimostrava così di poter viaggiare e comprare e inviare un oggetto portuario. Infine sorse la passione del collezionismo di queste cartoline, partendo dalle immagini stereoscopiche, per poi trasferirsi a quelle che erano le vere e proprie cartoline postali. Tanto è vero, la follia delle cartoline, come la definiva la stampa dell'epoca, portò a rappresentare paesaggi, ritratti, mostre, visite reali, scene umoristiche, fatti di attualità e persino lo stesso hobby di collezionare cartoline. Dopo questo viaggio nella storia della cartolina, passiamo a quella che è la presentazione della tecnica della cromolitografia, una delle tecniche più utilizzate proprio per ottenere questi cartoncini. È una tecnica di stampa chimico-fisica sviluppata nel 1837 a partire dalla litografia. Ed è da considerarsi una vera e propria arte. E infatti all'inizio questa tecnica era utilizzata solo per decorare con immagini oggetti, mobili, scatoli e metalli. Ma nella metà dell'Ottocento appaiono le prime stampe cromolitografiche direttamente su carta e cartoncino. Le stampe così ottenute vengono spesso ritagliate e utilizzate anche per abbellire album e quaderni. E la realizzazione delle immagini era affidata ad artisti e la stampa era realizzata sino a 12 colori. Per ogni colore era necessario realizzare una matrice, partendo naturalmente dal colore più chiaro per arrivare fino a quello più scuro, in modo da riprodurre ogni sfumatura. La matrice consisteva in una pietra di calcare molto porosa e assorbente e molto liscia e uniforme, per permettere di tracciare il disegno con facilità e in modo lineare, utilizzando matite grasse o oleose. Tracciato il disegno, la lastra era trattata con soluzione acida. Una volta inumidita si passava all'impiostratura, per la quale era impiegato un rullo in pelle. L'inchiostro a base oleosa aderiva solo su tratti disegnati dalla matita grassa, mentre era respinto dalla superficie umida della pietra. Quindi si appoggiava il foglio di carta sulla matrice e si imprimeva il disegno realizzato. Dalla stessa matrice si ricavavano svariate stampe. Naturalmente bisognava avere grande accortezza nell'allineamento delle diverse matrici. E pian piano questa tecnica viene soppiantata poi dalle fotografie e dalle serigrafie. Tuttavia la cromolitografia è stata ampiamente utilizzata per riproduzione di pitture ad olio, tendere, acquarelle e tecniche miste del Novecento, e fu utilizzata proprio per realizzare cartoline postali illustrate da artisti solitamente abbastanza note, così come quelle riprodotte dal professor Stefano Orga. Tra gli artisti avellinesi, solo Giovanni Battista utilizzò la tecnica cromolitografica per illustrazioni di cartoline postali, che furono realizzate dall'imprenditore sorrentino Silvio Salvatore Gargiulo, in varie tipografie del napoletano, principalmente a Sorrento e a Napoli. Queste cartoline raffiguravano i luoghi tipici della penisola sorrentina, che i turisti, soprattutto stranieri, ricercavano e collezionavano. Dalle sue cromolitografie furono realizzate anche delle cartoline in bianco e nero. Il pittore avellinese realizzò
una decina di soggetti diversi. A questo punto è l'uomo ringraziare il professor Stefano Borga per la realizzazione delle due cartoline postali da opere pittoriche degli artisti avellinesi Cesare Uva e Giovanni Battista, e inoltre ringraziando anche perché ha realizzato una riedizione di una celebre cartolina di inizio Novecento illustrata da Giovanni Battista. Queste cartoline sono state stampate in soli 50 esemplari e sono numerate a mano, quindi vanno considerate a tutti gli effetti i pezzi da collezione, non solo per quelli che collezionano cartoline, ma anche per gli estimatori di pittura avellinesi. L'ideatore ha scelto con cura i soggetti più idoni e caratteristici realizzati da questi artisti avellinesi. L'intensità cromatica e la nitidezza espressa in esse è stata ricercata per dare una resa globale al colore, e ciò è stato realizzato e attualizzato grazie all'inventiva e alla creatività e alla grande capacità e vorremmo quasi dire caparbietà nell'affrontare il tema dal professore Stefano Borga. Le cartoline sono state stampate per la mostra d'arte I pittori avellinesi del XIX secolo, promossa dal Comitato per la tutela dei pittori alpini dell'Ottocento. La prima è stata realizzata da un'opera di Cesare Uva, Paesaggio Sorrentino, un olio su tela del 1886 dalle dimensioni 21x27,8 cm con archivio UCA005. La seconda è stata fatta dal lavoro artistico di Giovanni Battista, Riviera di Chiaia e Castel Pellovo. Tecnica mista sul cartoncino di 18,1x35 realizzata nel 1925 con archivio BGA0016. Infine desidero presentare brevemente l'interessante lavoro dedicato alla riedizione della cartolina Sorrento, panorama con la Villa Marion Grafford di Giovanni Battista. Illustra il panorama e la villa a Sant'Agnello. Si tratta di una cartolina edita da CMPF a Napoli in cromo litografia delle dimensioni di 9x13,8 cm. La riedizione di questa cartolina dopo più di 100 anni dalla prima edizione è un omaggio alla grande creatività del pittore avellinese Giovanni Battista. E niente, in conclusione va tributato tutto merito al professor Stefano Borga, che con queste cartoline da lui ideate, realizzate dal Comitato per la tutela dei pittori alpini dell'Ottocento, per far conoscere l'opera dei pittori avellinesi Giovanni Battista e Cesare Uva. E dopo le letture dei prossimi incontri, allora i prossimi incontri ci saranno il 28 maggio 2022 alle ore 18:30, e sarà un seminario su storia di storia dell'arte, Gerolamo Cenatiempo e il suo Settecento. Mentre venerdì e sabato 23 e 24 settembre 2022 si terrà la mostra d'arte Eugenio Cecconi, il macchiaiolo Flugeneris. Sabato 24 settembre 2022 alle ore 18:30 si terrà il seminario di storia dell'arte Eugenio Cecconi, il macchiaiolo Flugeneris.
e restituisco la parola.